Volete sapere di quella volta che Giunone si incazzò tantissimo per uno dei tanti tradimenti di Zeus? Fu proprio qui, sull'isola di Delo, che ebbe origine uno degli eventi più importanti della mitologia e della fama vendicativa della moglie di Zeus, ovvero il parto di Latona. Nell'antichità greca gli dei erano abbastanza prolifici per quanto riguarda la promiscuità e comunque il desiderio sessuale. E naturalmente uno dei più prolifici, se non il più prolifico, non è, contrariamente a quello che si può pensare, il dio Eros, che è il dio dell'amore, o Venere, la dea dell'amore appunto, che è del desiderio in particolare, o Dioniso, anche lui il dio della passione in qualche modo. No, uno dei più prolifici, se non il più prolifico, è il dio Zeus, il padre degli dei, e questo vedremo perché fra un po'. Questo perché una volta trasformatosi in cigno, una volta trasformatosi in qualcos'altro, andava sempre alla ricerca di amori e di nuove prede, nuove fanciulle, all'insaputa di Era, che poi ovviamente Era, la moglie Giunone, prima o poi sarebbe venuta a scoprirla, altrimenti non sarebbe stata una dea e avrebbe scatenato tutte le sue ire. Nonostante tutto, Zeus non aveva alcuna intenzione di smettere. Tutto questo nonostante le continue vendette di Era. Considerate che era la dea del matrimonio, quindi quella che lo doveva mantenere la fedeltà coniugale, anche se poi la fedeltà era un concetto abbastanza relativo per gli dei della Grecia, che avevano sostanzialmente le stesse debolezze degli uomini. Infatti Zeus continuava a cadere una volta dopo l'altra in queste tentazioni. Anche perché, parliamoci chiaro, il desiderio fa parte della nostra natura. Solo che, come abbiamo detto, Era non è tanto timida, tanto tenera nei confronti delle scappatelle del marito, e allora si vendica e lo fa in una maniera brutale. Era non perdonava mai un tradimento al marito e ogni volta infliggeva delle punizioni particolari, soprattutto le infliggeva alle vittime, cioè alle amanti di Zeus, a coloro che giacevano con lui e che quindi si sottoponevano a questo ricatto. Non sottoporsi all'amore di Zeus significava rifiutare l'amore di un dio, accettare l'amore di Zeus significava accettare anche la punizione divina, la punizione che Giunone avrebbe inflitto, e la punizione sarebbe arrivata certamente. Il rischio poteva essere questo. Fu proprio in questa isola che va in scena uno dei momenti più crudeli. E allora, come dicevamo, succede che Zeus si invece di Latona. Insomma, si è capito, lo fecero, diciamo, fecero, dormirono insieme, ecco, anche se di dormire penso che se ne parlo poco. E tutto accade ai piedi di quel monte, del monte che c'è alle spalle, il monte Cinto, il famoso monte dove Latona partorì Artemide e Apollo. Giunone viene a sapere di questo tradimento. E si arrabbia tanto. Latona non può partorire né su terraferma né su un'isola. E quindi che si inventa Latona per superare questo piccolo ma piccolo piccolo problema di non poter partorire né sulla terraferma né sul mare?
l'isola di Delo non era appoggiata al fondo del mare come qualsiasi isola per poter restare, diciamo, terraferma, ma al tempo era soltanto una lingua di terra che galleggiava sul mare. Allora raggiunge questo luogo, la Tona, e riesce a partorire, e questa cosa secondo me era, non l'ha presa bene bene bene, perché sono nati poi i due fanciulli, Apollo e Artemide. Questa è Artemide, sta uscendo un animale. Guarda, Artemide, oltre ad essere la dea della luna, è anche la dea della caccia. Ed è qui, in questo luogo meraviglioso, che si conclude questa storia bellissima, questa storia, sì, di un tradimento, ma un tradimento che ci ha tramandato un'eredità importante come quella dei due fanciulli, Artemide e Apollo, che poi hanno rappresentato un elemento fondamentale nello scacchiere dei 12 dei dell'Olimpo, ma anche ci ha lasciato una leggenda meravigliosa e dei luoghi straordinari. E mentre la leggenda può rischiare di essere evanescente, ma rimane a salvaguardare la memoria, i luoghi invece, anche se non sono completamente intatti, ci raccontano un passato e un'identità che resterà per sempre nelle nostre anime.